assieme alla dottoressa Giuliana Lacrimini, psicologa e consulente dell'AVDA, una considerazione sull'associazione in genere e particolarmente sull'apporto che lei professionalmente dà nella preparazione del volontario. Sì, l'etica dell'associazione è quella dell'attenzione particolare al volontario e quindi all'azione del volontariato, che tutti i volontari hanno delle caratteristiche di altruismo, di solidarietà, di aiuto, però in questo, specialmente in un volontariato come quello che fa AVAD, e cioè di assistenza domiciliare per malati cronici o terminali, è particolarmente importante non lasciarli soli e permettere a loro di sviluppare sempre di più queste caratteristiche, e noi lo facciamo con degli incontri mensili regolari ormai da 18 anni, direi, cioè da quando sono io nell'associazione. L'associazione oggi compie 20 anni, io sono dentro l'associazione da 18 anni e non abbiamo mai saltato un incontro mensile. E, tra l'altro, che segue quelli degli incontri della formazione di primo livello, che è il corso di formazione iniziale. In questi 20 anni di vita dell'AVDA, come è cambiato, se è cambiato, il ruolo e il significato del volontario? Il significato direi che non è cambiato, il ruolo viene percepito sempre come più importante, proprio perché per fortuna si è sviluppato anche questo senso di vicinanza sempre di più rispetto a ciò che fa il volontario. Il volontario non deve fare niente di più che far compagnia, che stare, niente di più, che non è così poco, però è stare accanto, ascoltare, e direi che in questi 20 anni, mi sembra, all'interno dell'associazione ma anche al di fuori nella società civile, mi sembra che ci sia stata una evoluzione e un approfondimento sempre maggiore rispetto al ruolo di questi valori, accanto ovviamente alla cura medica, che è prioritaria.